Ciao a tutti! Allora, oggi voglio farvi vedere come preparare un talco profumato adatto per il corpo, soprattutto per le mani e per i piedi, soprattutto per chi pratica dello sport, quindi si ritrova a praticare palestre, piscine, spesso questi ambienti frequentati da tutti non sono proprio il massimo dell'igiene e quindi questo qua, secondo me, lo potete usare ma anche fare da sole. Appunto, ora vi faccio vedere la ricetta. Perché è semplicissimo e lo potete usare per tenere mani e piedi sempre igienizzati e quindi evitare di prendere funghi, verruche e quant'altro. Se vi interessa, seguite la ricetta. Serviranno sicuramente un barattolino vuoto come questo e possibilmente con un coperchio, con un dosatore come questo, quello con il buio, quello con il buco, il foro più grande. Del talco. Un talco normalissimo, io ho preso questo qua, l'ho comprato in profumeria, quello adatto per gli estetisti e parrucchieri, e vari oli essenziali: lavanda, olio essenziale di rosmarino, olio essenziale di tea tree e olio essenziale di menta. Versare il talco nel nostro barattolo. Ovviamente state attenti a non farlo traboccare, non mettetene troppo. E una volta messo il talco, andiamo a mettere gli oli essenziali. Io metto 10 gocce di olio essenziale di lavanda, 10 gocce di olio essenziale di rosmarino, 10 gocce di olio essenziale di tea tree e per finire 10 o anche 15 gocce di olio essenziale di menta. Dopo aver inserito tutti gli oli, chiudete per bene il vostro contenitore e agitate. Dopo aver agitato per bene, il vostro talco è pronto. Ed eccolo qui, il vostro talco è pronto, semplicissimo da realizzare. Lo potete usare appunto, come vi ho detto, per la palestra, per la piscina, lo potete applicare sulle mani prima di entrare, per esempio, in sala attrezzi, in sala cardio, oppure nei piedi prima di, insomma, se fate sport a piedi nudi, nelle palestre, nelle piscine. Ecco, questo è il mio consiglio. E spero che questa ricetta vi sia stata utile e ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere come vi trovate, se la proverete. Un bacio! Ciao!